Ciao ragazze e bentornate sul mio canale. Nel video di oggi voglio mostrarvi gli ultimi acquisti fatti di Yankee Candles, ma soprattutto ringraziare Marta, una delle mie più care amiche qua di YouTube, la quale mi ha inviato, e l'ho ricevuto proprio oggi, il bellissimo scaldacollo che sto indossando. Marta è una ragazza molto dolce e molto brava in cucina, infatti ha un canale di video ricette meraviglioso, vi lascio il link giù nell'info box, andatela a seguire. E oltretutto si diletta in questi lavori a maglia. Pensate che il scaldacollo l'ha realizzato lei stessa, per cui è veramente molto brava, perché vedete, è tutto realizzato a balze in rete e quindi insomma c'è molto lavoro secondo me. È veramente molto brava. Oltre allo scaldacollo mi ha inviato un carinissimo biglietto che conserverò con tanto piacere e poi alcuni campioncini di marchi famosissimi che però io per pigrizia non ho mai provato. Per cui c'è questa crema corpo 3 rosa dell'erbolario a base di rosa centifoglia, pepe rosa e malva rosa. 3 campioncini della Yves Rocher che sono rispettivamente una crema viso da notte e da giorno a base vegetale ovviamente. Una crema contorno occhi anticongestionante e poi una crema idratante 3 in 1. Infine questi due della Bioniche, marca che invece conosco perché l'acquisto spesso in farmacia e in parafarmacia, che sono rispettivamente un olio bagno addolcente e una crema idratante leggera per pelli sensibili. Per cui Marta, veramente hai azzeccato in pieno non solo per la pelle sensibile, ma anche per la misura e per il colore dello scaldacollo, che anzi lo indosso perché veramente è molto morbido e piacevole da indossare. Vedete che bello che è. Brava, brava. Nel caso fosse interessata, Marta realizza su ordinazioni questi lavoretti, per cui contattatela senza esitazione con messaggio privato su YouTube oppure su Facebook, vi risponderà sicuramente perché, come ho detto, è una persona veramente dolce e speciale. Adesso passiamo alle Yankee Candles, perché c'è una piccola novità che volevo condividere con voi ed è il fatto che vicino a casa mia, al Serravalle Retail Park, che è il parco commerciale di fronte all'atrio di Serravalle Scrivia, vendono le Yankee Candles. Le vendono da Abita, un negozio che vende tantissimi marchi di accessori per la casa, tra cui Thun, e ci sono anche appunto le Yankee Candles. Le ho scoperte per caso passando davanti alla vetrina, per cui ho fatto anche inchiodare mio marito in mezzo alla strada, ho visto lo stand Yankee Candles, mi sono fiondata in negozio e ho fatto molti acquisti. Sono tutti acquisti che ho fatto appunto tra Natale e Capodanno e in 2 sessioni successive già nell'anno nuovo, ma non ho fatto a tempo a caricare prima il video, per cui insomma lo faccio oggi. Allora, innanzitutto voglio mostrarvi quello che rimane del bruciatore a petalo che avevo acquistato appunto tra Natale e Capodanno, mi pare che fosse il 29 dicembre, che era un sabato. Ed era, lo conoscerete sicuramente, il bruciatore con la base in ferro battuto e la parte appunto dove si brucia l'essenza a forma di petalo in ceramica, che esiste nel colore crema, rosso, verde, mi sembra giallo e arancione. Il mio era quello arancione. Però mio figlio l'ha spaccato in pratica, l'ha tirato giù dal camino e l'ha buttato in terra, si è rotto. Non ho tenuto i cocci, ma insomma ero molto arrabbiata, devo dire. Per cui insomma, questo l'avevo pagato sui 12 euro e purtroppo mi rimane solo il ricordo, pazienza. Magari lo ricomprerò se lo troverò ancora, anche se devo dire che non mi trovavo proprio bene bene, perché come potete vedere il punto in cui si inserisce la T-Light è tutto aperto, per cui in una casa come la mia, che è un po' grande e ci sono un po' di spifferi perché è vecchia, la candelina faceva fatica a bruciare, mentre la parte dove si inserisce la tartina o il pezzo di tartina era di una ceramica molto spessa, per cui si scaldava difficilmente e la cera faticava a bruciare. Io non so se chi possiede questo bruciatore ha riscontrato la stessa cosa, ma io devo dire che non penso lo ricomprerò. Per sostituire il bruciatore rotto da mio figlio, ho acquistato invece quello, sembra della Yankee Candles, di questo tipo. Questo l'ho acquistato l'altro ieri. E come vedete è il classico White Max Burner, che costa di nuovo 12 euro e secondo me è molto più efficace del precedente, per cui d'ora in avanti acquisterò questo tipo di bruciatori, molto, molto efficace. Questo perché ha delle pareti in ceramica piuttosto sottili, per cui si scalda facilmente, soprattutto se mettete una T-Light un pochino più grande, per cui o più spessa o più larga. E quindi insomma è molto più efficace. Poi in una di queste varie incursioni che ho già fatto dalla fine dell'anno scorso, ho finalmente acquistato 2 candele nella giara, per cui le vere e proprie Yankee Candles. Ho acquistato 2 gusti seguendo i consigli di un'altra mia amica qua di YouTube che è Jenny, su YouTube Simply Beauty Makeup, ciao cara,
E sono rispettivamente una fragranza natalizia che è Red Apple Vrit e una fragranza, mi pare fresca, che è Child's Wish. Ho acquistato le giare piccole che costano 11,50 l'una per provarle, per cui vedremo. Red Apple Vrit è una fragranza che vi consiglio sicuramente perché si sente tantissimo nel momento in cui accendete la candela. Io, come vedete, l'ho già usata parecchio, sono quasi a metà, ed è un profumo sia speziato che fruttato, veramente molto buono e che si sente tanto. Child's Wish invece si sente molto poco. È una fragranza floreale molto fresca che però nel momento in cui brucia non si sente quasi. Io non so se anche ad altre di voi è capitato questo inconveniente, io sicuramente non la ricomprerò più. Poi ho acquistato alcuni votivi che ho provato per la prima volta, ne ho acquistati in tutto tre, uno è già utilizzato come vedete, per cui partiamo proprio da lui, che è Fluffy Towels. Questo è il suo incarto. Fluffy Towels è una fragranza, credo, fresca, che sa in pratica di ammorbidenti e di bucato pulito, per cui a me piace tantissimo perché adoro gli ammorbidenti, insomma l'odore del bucato fresco, e quindi è una delle mie preferite. Di nuovo fragranza che si sente tantissimo. Io la brucio in questo bicchierino sul fondo del quale ho messo del sale, che avevo già in casa, e insomma mi piace molto. Gli altri due votivi che ho acquistato, pagandoli ciascuno 2,50 euro, i votivi costano 2,50 euro, sono Sparkling Cinnamon, che è una fragranza natalizia che era scontata del 30%, e infine Lake Sunset, che devo ancora provare, credo sia una fragranza fresca se non sbaglio. Infine ho acquistato 5 tartine, vi mostro su a 1,80 euro l'una, vi mostro subito le tre ancora incartate, che sono rispettivamente Summer Scoop, a base credo di frutta, molto dolce, Lemon Lavender, che è molto particolare, e Waikiki Melon, che ho visto nel video di un'altra ragazza qua di YouTube, che è My Fashion Style 31. Vi mostro adesso, per concludere, le ultime due tartine acquistate, che sono le mie preferite, sono rispettivamente Sicilian Lemon, che è già aperta, come vedete sono già a metà, per cui le ho già incellofanate. Sicilian Lemon, gialla, fortissima. Con questa devo fare attenzione a non metterne troppa perché mi fa quasi tossire. Io poi, come vedete, le conservo incellofanate e chiuse all'interno di questo barattolo della Bormioli ermetico che conserva bene le fragranze. Cherry, rossa. Di nuovo molto forte, per cui anche qua fare attenzione perché fa tossire. Quindi ragazze, vi mando un bacione a tutte quante, uno in particolare molto forte a Marta, e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!